Il tema che ci siamo proposto di svolgere è Ricostruiamo Gerusalemme, le mura, le porte e il Tempio. Pochi cenni storici per ambientare così il nostro tema e avere degli addentellati nella storia della salvezza. I testi che vorrei citare sono questi: la situazione quale era al tempo in cui l'autore delle cronache, un teologo, sacerdote, descrive poco prima della deportazione. Il Signore dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri, i profeti, ad ammonirle, perché amava il suo popolo e la sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, dei profeti, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. E allora il Signore fece marciare, eccetera, eccetera, e avviene la distruzione, la deportazione. Quindi incendiarono il Tempio, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutte le sue case più eleganti. Però nell'anno primo di Ciro, re di Persia, a compimento delle parole del profeta Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro di Persia, un pagano, che fece proclamare per tutto il regno a voce per iscritto, dice Ciro re di Persia: il Signore Dio dei cieli mi ha consegnato tutti i regni della terra, egli mi ha comandato di costruirgli il Tempio in Gerusalemme che in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e parta. Ecco l'editto di Ciro. In seguito a questo editto, Zorobabele organizza la prima spedizione. Si recano in Giudea e qui incominciano la costruzione del Tempio. Siamo nell'anno 520 avanti Cristo, e il Tempio fu ricostruito dal 520 al 515. Ma le mura, ma il Tempio non fu completamente restaurato. Le mura giacevano diroccate, le porte divelte. Ecco una seconda ondata sotto Artaserse, il coppiere di Artaserse, Neemia, col sacerdote Ezra, scendono in Giudea e incominciano la costruzione delle mura. Poi Neemia ancora costruisce le porte, e sicché in brevissimo tempo il Tempio, le porte, le mura vengono ricostruite in 52 giorni, lavorando di giorno e di notte, con in mano la cazzuola e l'altra mano la spada, perché i samaritani che erano attorno ostacolavano la costruzione. E allora essi si davano il turno di giorno e di notte, però erano sempre pronti a lasciare la cazzuola e a prendere la spada per difendersi dei nemici che volevano ostacolare la costruzione. Furono restaurate le porte, perché tutti concordamente fabbricavano, tutti erano all'opera di giorno e di notte, e perché tutti sapevano difendersi dai nemici al momento opportuno, e quando i nemici cessavano dai loro così assalti, essi riprendevano il lavoro finché portarono tutto a compimento. Il Signore era con loro. Ecco il profeta Ageo e il profeta Zaccaria che esortano Israele a ricostruire. Coraggio, coraggio. Abbiamo sentito la voce del profeta Ageo: coraggio, coraggio, popolo mio. Similmente la voce di Zaccaria, profeta: coraggio,
Zorobabele, ecco io ti ho posto lì ad edificare, tu e Giosuè, sacerdote, ricostruite perché io sono con voi. Facevo rimprovera perché la gente si era data a costruire le proprie case. Vi sembra giusto costruire le vostre case? Mentre il Tempio giace così, mentre l'altare del Signore è diroccato, salite sul monte, prendete il legname, i cedri, tagliateli e scendete a valle e incominciate, lasciando per ora la ricostruzione delle vostre case, la costruzione del Tempio e dell'altare. E così si diedero mano al lavoro. Poi cominciarono con le mura. È bella la descrizione che ne fa il libro di Neemia, il libro di Esra, quando Neemia, ecco il primo, secondo capitolo, terzo capitolo, quando Neemia fa il giro di notte e vede tutta quelle macerie e quella distruzione, si mette le mani ai capelli, si butta per terra. Esra non mangia per 3 giorni, Neemia non mangia per il dolore, ma poi esorta tutti i capi a prendere mano alla cazzuola, ai martelli, alle pietre, e tutti dovevano edificare davanti a loro i capi. C'è l'elenco dei capi che debbono edificare, ognuno davanti alla propria casa, da una porta all'altra, e così cominciando dalla porta delle pecore, poi alla porta dei pesci, poi alla porta delle acque, poi alla porta del letame, di lì alla porta del pane, e di lì anche tutte le porte, finché si giunge di nuovo alle porte delle pecore. Tutti hanno il lavoro in mano e ognuno lavora davanti a sé, davanti alla propria casa, da una porta all'altra. E così che, lavorando concordemente, Gerusalemme è ricostruita, le porte sono restaurate, il Tempio rifugge in mezzo a Gerusalemme e si ripristina il culto in mezzo ad Israele. Queste sono appunto le poche notizie che ho voluto dare come premessa a quanto noi diremo. Anche noi siamo chiamati a costruire il Tempio, a costruire le mura, a costruire le porte. Nella costruzione l'importante è che ci sia un direttore, ossia uno che dirige, perché se sono in tanti a dirigere la costruzione non va avanti. Però tutti devono essere concordi. I costruttori costruivano insieme, collaborando, però ognuno davanti a sé. Nessuno occupava il posto di un altro, e così in 52 giorni l'opera immensa che ci volevano anni ad essere portata a compimento fu ricostruita. E allora è necessario innanzitutto, per una costruzione saggia, che ci sia un piano organico e che tutti concordemente si costruisca, ognuno la sua parte, ecco i ministeri, ognuno la sua parte, i quali ministeri debbono andare tutti insieme. Se uno va avanti e l'altro resta indietro, la costruzione non può essere omogenea e non può essere poi ultimata nel tempo stabilito. Se invece ognuno costruisce davanti a sé e tutti costruiscono davanti a sé, se ognuno costruisce la sua porta e tutti si danno poi una mano d'aiuto per concordare, allora il lavoro va bene, va celere e si arriva a compimento. Essere impegnati nella costruzione della parte che appartiene a ciascuno. Adesso andiamo alla costruzione delle mura. Quali sono le mura di una città? Quali sono le mura di una comunità ecclesiale? Qual è la nostra? Le mura
sono innanzitutto la verità e l'amore. Perché la verità? Evito qui di citare i testi in cui vengono rapportati tutti i muri, tutte le mura alla verità. Dobbiamo vigilare sulla sana dottrina. Sono le mura che ci custodiscono. Le mura, infatti, custodiscono una città dagli assalti dei nemici, danno il senso della comunione, siamo al riparo, per cui le mura ci separano, sì, ma ci mettono in comunicazione con l'esterno, perché ci sono le 12 porte, però quando le porte sono chiuse, la città è al sicuro e gli assalti dei nemici non possono coglierci di sorpresa. Riedifichiamo le mura di Gerusalemme. Ricordate il bellissimo testo del Miserere, Salmo 51, che termina appunto con la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. E ricordate il bellissimo cantico di Tobia, benedetti coloro, o Gerusalemme, che te ricostruiranno. Benedetti sempre, Gerusalemme sarà ricostruito sul fondamento di zaffiri, di smeraldi, di rubini e di pietre preziose. Benedetti coloro che pongono a mano alla tua opera e maledetti coloro i quali ostacolano quest'opera. Ecco, c'è l'augurio di tutti i veggenti, di tutti i profeti che augurano la ricostruzione di Gerusalemme. Questa ricostruzione deve starci a cuore. Riedifichiamo le mura vigilando sulla sana dottrina, sulla sana dottrina. Perché oggi ci sono tanti errori che circolano, tanti tentativi di infiltrazione di eresie, infiltrazione di idee errate, concetti errati. Viviamo in un mondo perso anche dottrinalmente, per cui dobbiamo vigilare perché la santa fede sia osservata, perché i santi dommi siano custoditi, perché noi abbiamo chiara l'idea della verità su cui noi dobbiamo costruire la fede, costruite sul fondamento della fede. E questo dobbiamo farlo tutti, vigilare, ma soprattutto quelli che hanno un compito, per esempio il pastorale, che ha un compito particolare di vigilanza, deve stare attenti che erronee dottrine non si infiltrino né nelle menti né nella prassi del gruppo, ma che tutti si cammini nella luce della verità e tutto ciò che si fa si faccia secondo le norme della verità. Nella costruzione delle mura, quello che è importante è che le pietre siano bene squadrate, ma siano soprattutto connesse le une alle altre e siano bene cementate. Ieri sono passato qui per andare giù e ho visto le mura del 300, del 200, altissime, quasi 10 metri, ma solidissime, con una malta solidissima. Non erano grosse le pietre, erano piccole, ma la costruzione era solidissima. Se noi osserviamo le costruzioni romane, abbiamo delle mura solidissime che resistono tuttora. Non c'è pericolo che a uno scossone, come può succedere con le nostre mura, facilmente si crolla. No, badavano bene a una costruzione solida. Che cosa sono queste costruzioni solide? Una pietra congiunta all'altra da una malta solida. La malta migliore era, non c'era cemento e neanche c'era cemento armato, ma usavano per cemento una malta solidissima ed erano i mattoni cotti, pestati e mescolati con calce. La calce che veniva prima stagionata
e soltanto dopo 6 mesi veniva usata, e allora ne veniva una malta durissima come il ferro. Tutte le mura, nelle parti più importanti, sono cementate con questa malta. Bene, è l'amore, verità e amore. Le mura si ricostruiscono nella verità e nell'amore. Dobbiamo essere cementati gli uni agli altri. E quando c'è qualche angolatura, qualche spigolo che non va, viene sbuzzato, perché possono combaciare le pietre, le une alle altre, quando c'è troppo sbalzo, ossia differenza, vengono sbuzzate le pietre, perché le une alle altre, in altezza e in larghezza, possono bene combaciare con le altre, e poi siano tutte cementate le une alle altre. È l'amore che fa tutto questo, per cui la costruzione della comunità va fatta nella verità e nella carità, nella verità e nell'amore. Diceva Paolo: veritatem in caritate facentes, o caritatem in veritate facentes. Si equivalgono, ossia si richiamano verità e carità. E allora ricostruiamo le mura di Gerusalemme. Benedetti coloro che costruiscono nella verità e nella carità. Beati i costruttori dell'amore. E maledetti, direbbe Tobia, quelli che disgregano la comunità, quelli che creano crepe tra i membri della comunità, e si creano crepe quando ci si mette gli uni contro gli altri, quando si alimentano sospetti gli uni degli altri, quando si mettono in cattiva vista le pietre che dovrebbero invece essere scelte e dovrebbero essere cementate. Tutto un cuor solo e un'anima sola, quelli che il Signore ha chiamato in questa comunità, senza prevenzione per nessuno, senza pregiudizio per nessuno, e se c'è qualcosa che non va, si corregge, si sbuzza, ma tutti cementati, tutti uniti gli uni agli altri, nessuno escluso. L'esclusione di un solo fratello, la prevenzione su un solo fratello, un giudizio cattivo su un proprio fratello, nuoce alla compattezza della comunità. Se siamo in comunità dobbiamo tutti accettarci, così come il Signore ha accettato noi, dobbiamo accettarci gli uni gli altri, in modo da superare nella carità i difetti dell'altro, in modo da mettere malta là dove non c'è la pietra, e quella malta cementerà e supplirà alla pietra, e la costruzione sarà sempre solida. Ricostruiamo le mura di Gerusalemme, le mura della nostra comunità, nella verità e nella carità. Ricostruiamo adesso le porte. In una città sono importanti le porte. Qui a Gerusalemme ci sono diverse porte, ne vengono nominate 12, non possiamo esaminarle tutte 12. Cominciamo con le porte più necessarie nella città, quelle per cui entrano le derrate per l'alimentazione, quelle per cui entrano le acque per dare, cioè dissetare, per consentire così la pulizia della città, e poi le porte per cui i rifiuti escano, altrimenti si ammorba la città. Ecco adesso la porta, per esempio, del letame, che può sembrare una porta secondaria, è una porta importante, principale, perché attraverso la porta del letame tutti i rifiuti venivano portati fuori. Adesso identificheremo queste porte. La porta delle pecore, entravano le pecore, oppure tutto ciò che veniva macellato e poi veniva portato fuori, tutto ciò che non serviva. La porta dei pesci, i pesci che entravano e i pesci che venivano portati fuori. La porta dei cavalli,
entravano i cavalli di là con le armature. Vediamo di identificare alcune porte. La porta innanzitutto dell'etame, cominciamo di questa. La porta dell'etame in cui i rifiuti vengono portati fuori, altrimenti la città si ammorba. Che ne direste del sacramento della confessione, in cui i peccati vengono distrutti? Che ne direste delle opere di mortificazione, delle opere penitenziali, che mirano a distruggere e a purificare la città nostra? Che ne direste delle liturgie penitenziali da fare così spesso per buttare fuori dalle nostre città, dalla nostra comunità, tutto ciò che potrebbe essere letale? Per cui esorto caldamente ad usare la porta dell'etame, a usare cioè il sacramento della confessione e la liturgia penitenziale a scadenze stabilite, in modo da rinnovare l'aria della nostra città individualmente nella confessione e comunitariamente nelle liturgie penitenziali. A proposito della confessione, la confessione nostra lascia desiderare. Cioè la confessione va fatta, e va fatta bene, con un buon esame di coscienza, non superficialmente. Un buon esame di coscienza per lo meno di 10 minuti, in modo da vedere, da scavare in fondo, da scavare nella nostra mente, nel cuore, i rapporti verso Dio, verso il prossimo, verso noi stessi. I propositi fatti e non mantenuti, ecco una confessione ben fatta. Una confessione dolorosa. Quando ci si confessa bisogna stare in ginocchio e piangere i propri peccati. Non si narrano i peccati, ma si confessano i peccati. Ci si batte il petto, ci si dichiara peccatori e peccatrici. Dunque deve essere sincera, ben fatta, dolorosa, col proponimento fermo di non fare più quei peccati che si accusano. E deve essere fatta periodicamente se si vuole camminare nella via della perfezione, altrimenti si resta indietro, non così occasionalmente, io ne detto vado a confessare, no, a giorni stabiliti, chi vuole ogni 8 giorni, chi vuole ogni 15 giorni, chi vuole ogni mese, ma non lasciate mai passare il mese. Chi vuole progredire nella virtù, nella vita e nello spirito, perlomeno ogni 15 giorni dovrebbe confessarsi, e confessarsi bene, poco importa chi sia il confessore, purché la confessione sia fatta bene. E allora noi avremo una porta di letame molto buona, molto efficiente, dove molto materiale viene convogliato fuori. Le liturgie penitenziali. A che cosa servono le liturgie penitenziali? A farci ricordare i nostri peccati. Servono ad emendarci da tanti difetti. Il Signore ci parla. Il dolore lubrifica, il dolore purifica, il dolore mette fuori ciò che è male, e poi nelle liturgie penitenziali ci si affratella, termina le liturgie penitenziali con l'abbraccio della carità e dell'amore, ci si riconcilia gli uni con gli altri. Non possiamo noi camminare da non riconciliati. Se c'è qualche cosa che non va, bisogna che ci si riconcili subito, dice lo Spirito Santo, non tramonti il sole sopra la vostra ira. Dopo 24 ore non ci deve essere più niente. Non si chiede che non ci si assuffi, assuffiamoci pure, però non dobbiamo dormirci. Dobbiamo dirci la verità gli uni agli altri, ma ristabilire subito la carità,
metterci in crisi gli uni con gli altri, però la sera tutti a letto con il cuore in pace, nella carità, quantomeno quando si celebrano le liturgie penitenziali, non soltanto noi facciamo ammenda dei nostri difetti, ma ci riconciliamo con Dio e tra di noi, ci affratelliamo, diventiamo un cuor solo e un'anima sola, e tanto materiale brutto se ne va via attraverso la porta dell'etame. Andiamo alla porta del pane. La porta del pane è la porta per cui entra il necessario dentro la città e dentro la comunità. Dobbiamo cioè fornire, rifornire di sana dottrina e di quegli aiuti necessari per pascolare bene tutte le persone che sono nel gruppo, non trascurare nessuno, in modo che il pane sufficiente arrivi a tutti. Sfamare, sfamare, sfamare. I poveri chiedono pane e pane non ce n'è, dice il profeta. Tante volte si chiede il pane e pane non ce n'è. Non lasciare mancare il pane, dare i sussidi della buona stampa, dei buoni libri, delle buone esortazioni. Adesso abbiamo i nostri ministeri che, se vengono esercitati bene, possono dare occasione di portare molto pane per nutrirci. E allora stare attenti alla porta del pane, a dare il nutrimento necessario a tutti, che nessuno muoia di fame dentro il gruppo, che non ci siano quelli che mangiano molto e quelli che non mangiano niente, ma che il necessario sia dato a tutti nella carità, perché il buon padre di famiglia amministra così i suoi beni da dare a tutti il necessario, perché la buona madre di famiglia cucina per tutti e a tutti dà il cibo sostanzioso, almeno quanto è necessario per sostentarsi. La porta delle pecore e la porta dei pesci, un accenno appena. La porta delle pecore e la porta dei pesci. Le pecore sono quelli che stanno dentro, i pesci quelli che stanno fuori. L'evangelizzazione, che deve essere esercitata bene per i pesci che sono fuori soprattutto, non soltanto per quelli che sono dentro, ma per quelli che sono fuori. Se il pescatore attende che i pesci vengano da lui e si mette sulla riva, qualche pesce si abboccherà, ma una pescagione così numerosa non potrà mai farla. Bisogna andare al largo, in alto mare, per poter pescare, avere il cuore largo e andare attraverso l'apostolato a trovare persone, o comunque appena i pesci arrivano a riva, subito lanciarsi per metterle dentro di noi, per aprire le porte e per vedere un po' se sono pesci che possono rimanere o pesci che non possono rimanere in mezzo a noi. Ecco l'apostolato, che particolarmente viene esercitato dal Ministero dell'Evangelizzazione. La porta delle pecore, anche qui la catechesi, e soprattutto è il pastorale che deve curare le pecore con la saggia dottrina, con gli insegnamenti spiccioli, con la cura che bisogna avere delle pecorelle, di tutte le pecorelle, perché davanti a Dio quelli del pastorale sono responsabili di tutto ciò che succede nel gruppo, di ciò che succede nella comunità. Sì, ci sono i ministeri, però ecco, tutti i ministeri fanno capo al pastorale, perché i dirigenti dei ministeri sono tutti nel pastorale. Come vedete, abbiamo tante attività da svolgere, cerchiamo di edificare anche le porte, tutte le porte, di cui parleremo appresso, porta per porta, per poter così identificare il lavoro che dobbiamo fare. Mezza parola ancora, ma riprenderemo il discorso sul Tempio, che è il cuore della città. Riedificare il Tempio del cuore, il culto al Signore, la preghiera. Come va fatta la preghiera, come va celebrata la liturgia,
come aveva esercitato il culto, come aveva tenuto il Tempio del Signore. Ognuno di noi è il Tempio del Signore, ma tutta la comunità è il Tempio del Signore, e nel centro della comunità deve abitare il Signore. Ricostruiamo il Tempio del Signore, mettiamoci tutti al lavoro, fratelli e sorelle. Ecco il lavoro che ci attende, tutti uniti, tutti fatto un cuor solo, un'anima sola, tutti al lavoro, tutti impegnati per ricostruire la nostra comunità, per ricostruire Gerusalemme, cioè le mura di Gerusalemme, le porte di Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme. Allora Dio sarà con noi, Dio ci benedirà e la nostra comunità sarà un'offerta pura e santa a Dio, come ci diceva il profeta Malachia. Alleluia.